Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi parleremo del Labirinto del Fauno. Questo libro è uscito in italiano da poco, sono riuscita a prenderlo giusto a pelo col bonus cultura. E questo libro nasce dall'omonimo film di Del Toro, tant'è vero che è scritto anche tra gli autori. Del Toro, insieme a Cornelia Funke, credo che sia la pronuncia perché è tedesca. Tra l'altro vi faccio vedere la sottocopertina, che è molto bella, molto delicata. Sembra un libro di fiabe e non è una coincidenza. Allora, ci troviamo in Spagna nel 1944. La guerra è finita da poco, la seconda guerra mondiale. E la protagonista è Ofelia, questa ragazzina. Sua madre è sposata con un capitano dei fascisti spagnoli. Il bambino è figlio di questo capitano, Ofelia invece è orfana di padre. Quindi Ofelia e sua madre si ritrovano in questo mulino gigante che è più ormai diventata una casa di campagna, insieme al capitano e alle sue truppe perché stanno andando alla caccia a dei ribelli, a dei partigiani spagnoli. Mentre lì, una sera però incontra un fauno che le spiega che lei in realtà è la principessa di un regno sotterraneo. Lei è scappata moltissimi anni prima. La sua anima è tornata con un nuovo corpo in quel posto. Quindi lei dovrà svolgere delle prove per dimostrare di essere veramente la principessa e di essere ancora con l'animo vero della principessa e non che il mondo degli umani l'ha cambiata, per poi poter ritornare nel mondo sotterraneo. Quindi questa qui è la trama principale. Perché vi parlo di trama principale? Questo perché questo libro si sviluppa su tre filoni narrativi diversi, cioè contemporaneamente avremo dei momenti in cui capitolo per capitolo ci parlerà di tre storie diverse, potremmo dire, però molto ben omologate. Non si sente molto lo stacco, non si sente molto la differenza e io personalmente non mi sono mai ritrovata confusa dalla situazione. Questo perché nel momento in cui si cambia argomento, si cambia anche capitolo. I tre filoni narrativi sono la storia di Ofelia col fauno, con la madre, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che è la trama principale, la storia che vi ho raccontato adesso. Il secondo filone è la storia tra i partigiani nazisti, tant'è vero che ci sono diverse scene in cui ci si concentra su di loro e quindi Ofelia non viene proprio neanche minimamente accennata. E il terzo filone, che è secondo me il più interessante, modestamente, quello che proprio mi è piaciuto di più anche a livello di scrittura, a livello di racconto, cioè il filone del mondo sotterraneo. Ve lo mostro. Nel corso del libro sono presenti appunto queste parti che io ho chiamato filone della trama di mondo sotterraneo, nel senso che ci sono queste parti fatte completamente diverse, perché come potete vedere hanno prima di tutto un'illustrazione. Le uniche illustrazioni che troveremo sono all'inizio dei capitoli della parte del regno sotterraneo e questo margine a mo' di fiaba. Queste pagine raccontano delle vicende, sono delle piccole fiabe del mondo sotterraneo. La parte molto bella è che tutto ha un senso. Queste storie del mondo sotterraneo sono tutte collegate. Allora, questo libro mi è piaciuto moltissimo. Sicuramente il fatto di aver visto il film ha un po' variato la mia esperienza. Nel senso che io il Labirinto del Fauno l'ho visto un sacco di volte, veramente tante. Quindi, inevitabilmente, le cose le so già. Questo è l'unico rischio, in realtà, di qualsiasi film di cui poi fanno il libro. Mi è piaciuto un sacco, come ho già detto, la parte del regno sotterraneo. Mi piace come tutto sia collegato. Tutto, ogni minimo dettaglio, ogni minima cosa, anche cose di cui non ti verrebbe mai in mente di farti la domanda, loro ti danno già la risposta. Ed è molto interessante vedere come fosse tutto nei minimi dettagli, tutto destino. Questa penso che sia la parola principale di questo libro, destino. È tutto guidato dal destino. Tutto ha un senso, tutto va esattamente come dovrebbe andare. Ed è molto bello. Questo libro l'ho letto in forse una settimana perché mi sono messa, l'ho letto praticamente tutti i giorni, ero molto interessata a leggerlo, quindi ci ho impiegato ancora di meno di quanto ci avrei messo di solito. E soprattutto una cosa che mi piace è che ti dà pezzi alla volta. Non ti trovi in un capitolo 10 riferimenti e nel secondo capitolo 0. È mischiato, è giusto, è pesato quasi, è molto al dettaglio su questo punto di vista. Quindi a me è piaciuto moltissimo e ve lo consiglio assolutamente. Ora vorrei parlarvi dal punto di vista del fatto che esista anche il film. Anche qui, senza spoiler. Allora, il film è molto bello, e fino a qui ci siamo. Un sacco di dettagli nel film si perdono, semplicemente perché questo libro è fatto a ritroso, è stato fatto dopo il film. Ovviamente qui ci sono molti più dettagli. Il fatto è che alcuni dettagli, tipo ad esempio la parte dei racconti del regno sotterraneo, mi va bene che non ci sia nel film, sia perché probabilmente non l'aveva neanche pensata, sia perché non ci sarebbe stato abbastanza tempo per potermene parlare. E nel film sarebbe stato molto più complicato.
stato. Ed è anche positivo il fatto che appunto il libro sia, se hai visto un film, un di più. Il libro non è una copia scritta del film. Molte cose ovviamente sono uguali, i dialoghi sono molto simili, praticamente uguali, però lo hanno arricchito moltissimo, tutta la parte del regno sotterraneo, hanno aggiunto un sacco di dettagli, hanno aggiunto un sacco di backstory dei personaggi. Quindi, una volta che vedi il film e poi leggi il libro, dici wow, che bello. Il film è bello, il libro arricchisce tutto quello che c'è dietro il film, quello che nel film non hanno potuto mettere. La cosa che io volevo sapere, senza spoiler, volevo sapere cosa sarebbe successo dopo il finale. Il film finisce in un modo, io volevo sapere se nel libro, ero curiosissima di vedere se nel libro ci sarebbe stata una continuazione. Effettivamente c'è un epilogo di 2 pagine. In cui in realtà si riprende le parti, proprio il finale finale, ma si aggiunge un pezzettino di più. Il finale appunto è l'unica cosa che forse non mi è piaciuta, perché mi sarebbe piaciuto molto di più se avessero portato avanti un minimo, anche se ci sono degli spunti molto interessanti. Una cosa molto interessante secondo me è proprio questo regno sotterraneo, perché mentre guardando il film ti fai un'idea, tra l'altro l'ho guardato anche negli ultimi giorni, mentre stavo leggendo tra l'altro il libro, l'ho guardato con mia madre per la prima volta, la visione, tra virgolette, quello che ti fa pensare il libro e il film riguardo al mondo sotterraneo sono 2 idee completamente diverse. Mentre sul film hai un'idea praticamente convinta, nel libro no, nel libro hai il dubbio, che è una cosa che a me piace moltissimo. In generale direi che se guardi il film e poi il libro ti perdi un pochino alcuni pezzi che li sai già, ma in compenso arricchisce moltissimo. Se guardi il libro e poi il film rimani un pochino deluso, perché alcuni dettagli, anche visivi soltanto, nel film non li vedi così tanto, non li noti così tanto. Questo perché poi le descrizioni l'hanno migliorato. Se mi doveste chiedere meglio il film o il libro, in questa situazione vi direi il libro. Però se mi doveste chiedere, secondo te ne vale la pena di vedere il film? Assolutamente sì. Per quanto riguarda leggere prima il libro o vedere prima il film, dipende da voi. Secondo me non è così tanto un grave peccato se prima vi vedete il film e poi vi leggete il libro. E niente, è molto bella, secondo me valeva la pena di farvela vedere. Volevo chiudere il video così. Quindi, fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questo libro. Anche se avete visto il film, cosa ne pensate del film. Fatemi sapere se lo leggerete, se avete intenzione di leggerlo, se vedrete il film, se avete intenzione di vederlo. Vi lascio nell'info box tutti i link, anche se lo volete acquistare su Amazon. Come al solito, nei commenti, mi raccomando, cerchiamo di non fare spoiler. Se vi va, seguitemi su Instagram, dove avviso sempre quando sto per caricare i video. Vi ricordo, se vi va, se volete vedere altri video, di iscrivervi, di attivare la campanellina, questo perché sono un canale piccolo, quindi le notifiche spesso si perdono. Quindi niente, ci vediamo al prossimo video.